Sì, quello che conta è aver fatto 3 punti, adesso la seconda vittoria consecutiva, siamo sulla strada giusta, però dobbiamo migliorare tantissimo perché oggi prima sul 2-0 e poi sul 3-1 abbiamo concesso troppo e l'abbiamo fatti rientrare in partita noi. È un problema di equilibri, Stefano? No, non è un problema di equilibri, il 2-1 è stato un problema di attenzione, secondo me sul 2-0 ci siamo un attimo rilassati e sappiamo che non ce lo possiamo permettere, invece il 3-2 è stato un lancio in verticale dritto per dritto e abbiamo preso un'infilata lì, non è un problema assolutamente di equilibrio. Ma così stiamo facendo bene, sono 2 partite che stiamo vincendo e in realtà cambia poco perché col vertice basso, col vertice alto cambia poco perché quando abbiamo possesso palla noi comunque vanno sempre 2 giocatori a fare gioco, quindi che sia 1 davanti a difeso 2 cambia poco. Però tu sei l'ago della bilancia, insomma. Ma io sto facendo bene in queste partite che sono stato chiamato in causa, però ci sono tanti giocatori, l'hanno dimostrato e ci serviranno tutti. Sì, la Fiorentina è una buonissima squadra, questo lo sappiamo noi, e lo sanno anche loro, ma noi andiamo là per giocarcela e per vincere la partita. Questa tua serenità da dove arriva? Perché insomma ogni tanto viene fuori qualcosa, tu poi rispondi sempre in campo, ormai sembri abituato. Ah sì, ormai ci sono abituato, non ci faccio più neanche caso, è così e guardiamo avanti, ma sono più tranquillo che mai. Ma ti sembra il terzo posto è un campionato a parte dove può rientrare anche la Lazio secondo te? Dipende tanto da noi, perché ripeto, noi siamo una squadra che se la può giocare con tutti, però è anche vero che possiamo perdere con tutte le squadre, quindi sta a noi dare continuità di risultati e credere molto nelle nostre potenzialità che sono